è importante bere qualsiasi tipo di liquido che non contenga zucchero, è benvenuto per il vostro corpo, perché come ben sappiamo siamo fatti al 70% di acqua, quindi la benzina importante per il nostro corpo è l'acqua. Se non possiamo dargli solo l'acqua, diamogli anche del tè, diamogli anche Coca Zero, diamogli anche il succo di frutta, ma che sia naturale e che non contenga zucchero. Un altro aspetto molto importante dell'alimentazione dei adolescenti è lo sport. Lo sport non fa male a nessuno, come ben sapete, da quando si ha 6-7 anni si è ammessi alle palestre, agli sport, quindi lo sport non vi fa male, non impedisce la crescita, l'incontrario, aiuta una crescita migliore, aiuta uno sviluppo anche muscolare, e non solo muscolare, anche all'interno del nostro organismo, anche il nostro organismo gioisce dello sport, perché lo aiuta nella circolazione del sangue, aiuta a non depositare il grasso che assumiamo e così via. Non significa però che facendo sport tu elimini le schifezze che mangi, perché non è possibile. L'80% del nostro benessere, anche del nostro dimagrimento, lo fa l'alimentazione. Lo sport c'ha solo il 20-25% di merito. Quindi significa che se voi mangiate una pizza e poi andate un'ora in palestra, non buttate la pizza, perché già va, è impossibile. Dovreste fare tipo 4 ore di corsa continua per bruciare quella pizza, quindi è una cosa disumana e impossibile. A meno che non siamo flash, e allora sì, bruciamo tanto. Quindi, sport, alimentazione sana. Adesso vi farò un esempio di un'alimentazione giornaliera, così capite meglio. Colazione, 4 fette biscottate, oppure biscotti. Cercate di consumare cibo integrale, vi spiego il perché. Gli alimenti bianchi, la farina bianca, in confronto all'integrale, ha un difetto. Non di calorie, perché le calorie sono più o meno le stesse. Il difetto della farina bianca è quello che rimane più tempo nel nostro intestino, perché non riesce a essere eliminato, perché mancano le scorie, mancano quei nutrienti che lo fanno camminare più velocemente nello stomaco, come fa l'alimento integrale. Quindi di conseguenza l'alimento bianco, la farina bianca, la pizza, eccetera, rimane più tempo nel nostro intestino, quindi che succede? Che il nostro organismo ha più tempo di prendere tutto e di trasformarlo in energia e in grasso. Quindi si preferiscono gli alimenti integrali proprio per questo motivo qui, perché vengono eliminati prima dall'intestino, quindi il corpo ha meno tempo per prendere proprio tutto e trasformarlo in un eccessivo deposito di energia, perché mangiare carboidrati sì, dà energia, ma crea anche, se è troppo, quando il corpo nostro ha esaurito quell'energia di cui aveva bisogno, il resto lo deposita, invece col cibo integrale diventa di meno. Quindi colazione integrale, potete mangiare marmellate, quelle senza zucchero, evitate lo zucchero, lo zucchero non dà un benessere psicologico lì per lì, però dopo no, non aiuta. Latte parzialmente scremato, oppure chi preferisce latte ai cereali, no? Come si chiama? Latte vegetali, scusate, 2-3 noci, oppure 15-20 mandorle. La frutta secca aiuta tantissimo, è un grasso sano, senza esagerare, perché ha molte calorie e ingrassi, anche se non è fritto, anche se non è zucchero, ingrassi, quindi deve essere tutto equilibrato in base alla vostra età, peso e così via. Metà mattina
ci sta, io ho fatto un video dove ho parlato degli alimenti a calorie negative. Vi lascerò nell'info box il link di questi alimenti, metteteli sul cellulare, così quando ci avete fame potete consumarli in quantità industriali. La mela, che ne so, il cocomero, ecco, i pomodori. Per pranzo è importante che gli adolescenti usano tutti i principi, i macronutrienti importanti per lo sviluppo, e non solo. Parliamo delle proteine, carboidrati e vitamine. Quindi pranzo, pasta, carne o, se preferite, altre source, altro tipo di proteine, potete usarne altri, uova, pesce, eccetera. E verdure, le verdure non vanno pesate, le verdure le potete mangiare quanto vi pare, piace. Pomeriggio, la frutta, potete mangiare la frutta fresca, la frutta secca, lo yogurt, ci sono tante cose che potete mangiare senza annoiarvi. La sera la stessa cosa, carboidrati, proteine e verdure, siete in crescita e avete bisogno di tutto. Però ricordate che c'è bisogno di equilibrio, non bisogna mai esagerare con le cose. Questo è stato il video di oggi. Chi vuole essere seguito in Dieta Gianina, troverete le informazioni nell'info box. Seguitemi anche su Instagram, Parmigiamo Insieme, e ci vediamo al prossimo video. Like! Ciao!